Ciao bimbi grandi, eccomi qua. Sono qui per fare con voi un gioco che sì, è indicato per i bimbi grandi, però con l'aiuto di mamma e papà possono realizzarlo anche gli altri bimbi. Ci serviranno due fogli, la colla, i pennarelli e le forbici. Allora, cosa faremo? Per prima cosa, sul primo foglio andremo a disegnarci questa sagoma. Sapete che cos'è? È la parte alta di un polipo. Andremo a costruirci un polipo. Quindi vi basterà disegnare un semicerchio, disegnare e fare due occhietti. E poi qui nella parte bassa scrivere per chi è già capace o farsi aiutare dalla mamma per chi ancora non riesce a scriverli, i numeri partendo da sinistra e andando verso destra, scriviamo il numero 1, questo è il numero, bravissimi, 2, questo 3, bravissimi, questo 4 e questo è il 5. Una volta che avete fatto questa sagoma del nostro polipo, la parte alta del nostro polipo, la dovrete tutta colorare. Io non l'ho colorata per fare un po' prima. A questo punto, con l'altro foglio, andremo a tagliare delle striscioline. Vedete come sto facendo io in questo modo. Una volta che avete tagliato le strisce, con la colla andremo ad attaccarle qua sotto i numeri per creare appunto i tentacoli del nostro polipo. Guardate come diventa bello. Questo lo mettiamo sotto al 3. Questo il tentacolo numero, bravi, 4. Questo sarà il numero 5. Molto bravi. Ecco qua, una volta realizzato il nostro polipetto, voi l'avrete anche colorato, possiamo anche ritagliarlo così diventa proprio più carino. Ecco qua. Andremo a disegnare, potete farlo o con i pennarelli oppure chi ha le tempere può farlo anche utilizzando l'impronta del dito. Andremo a disegnare tutte le ventose che sono sui tentacoli del nostro polipo e per disegnarle dovremo seguire quello che ci dicono i numeri. Quindi in questo tentacolo noi dovremo disegnare una sola ventosa. Una. In questa ne andremo a disegnare due. In questo tre. Uno. Due e tre, in questo addirittura quattro, due, tre e quattro, e in questa ultima ne disegneremo quante? Ditemelo voi. Bravissimi, cinque, uno, due, tre, quattro e cinque. Ecco qua il nostro polipo. Voi, se lo fate gigante, potete aggiungere anche altri tentacoli, arrivare quindi, continuare 5, 6, 7, 8, 9, arrivare addirittura fino a 10. Adesso vi lascio lavorare e vediamo chi di voi arriva a disegnare addirittura 10 tentacoli con quindi 10 ventose disegnate. Vi saluto bimbi e vi mando un grande bacio. Ciao!